da sporco. No, grazie, volevo dire solo grazie, grazie. Chiaramente questa, se diventa una lotta, un presidio, una manifestazione per Cristian Ramo, non vale nulla. E lo dico, come dire, tenendo veramente tutta la solidarietà agli abbracci che sono arrivati, quelli che li tengo tutti e li restituisco, ma soprattutto insomma sono contento che questa manifestazione, questo presidio sia partito dagli studenti, dalle colleghe e dai colleghi, dalle studenti, e che ci sia una comunità educante che, come dire, sia veramente la forma della democrazia. È quello in cui credo, mi sto a commuovere anche un po', sono un po' ragazzo, è quello in cui credo, che è quello per cui ho studiato, e la scuola pubblica, l'università pubblica, anche la famiglia, insomma mia madre è stata un'insegnante, tutto ciò che è stata la scuola pubblica, l'università pubblica, mi ha dato talmente tanto che ho pensato appunto nel mio lavoro di provare a restituirlo. E quindi insomma questa si diventa una battaglia per Cristian Ramo, per la solidarietà per Cristian Ramo, è una battaglia inutile ed è un flame. Sono contento che qui ci siano i sindacati, sono contento che ci siano i partiti, sono contento che ci siano le associazioni, mi sembra che sia giusto, come dire, venire incontro a quello che dice l'articolo 2 della Costituzione, cioè che il compito anche della scuola è rimuovere gli ostacoli, ma che l'obiettivo è organizzare e promuovere, la politica, la società e l'associazionismo e stare insieme, insomma, quello, cioè non è che rimuoviamo gli ostacoli per rimuovere gli ostacoli e basta, bisogna rimuoviamo gli ostacoli per fare politica, per fare scuola, per organizzare i sindacati sul lavoro, per organizzare la società. E questo è quello che penso di fare tutti i giorni, scuola, dentro la scuola, eccetera, eccetera. Accetto questo provvedimento perché mi sembra, come dire, che è giusto obbedire alle norme. C'è un'agenda indipendentemente appunto da questo provvedimento, c'è un'agenda di lotta, è stata ricordata, c'è il 16 il presidio per il DDL, c'è il 29 lo sciopero generale, c'è il 15 probabilmente appunto un altro presidio. Con Sinistra Italiana si stava pensando di organizzare una grande manifestazione sulla scuola il 7 dicembre. Comunque insomma questo calendario di appunto manifestazioni, presidi, battaglie eccetera eccetera, è un calendario che purtroppo si infittisce molto. E io direi basta, grazie, fatemi ringraziare soprattutto gli studenti e gli studenti che mi sembra, come dire, sono stati i professori che facevano politica a scuola invece di spiegare Vico, Hegel eccetera eccetera, a me la cosa probabilmente mi spiace di più che stavo cominciando a fare Humboldt in relazione a Hegel, dove avevo cominciato a spiegare la rivoluzione scientifica leggendo Dal mondo chiuso all'universo infinito, volevo farlo tutto il libro, un libro di Coiré, stavo cominciando a fare appunto la parte dei comuni in terzo, ma c'è una cosa che mi dispiace, è questa. Io lo so che si può fare, cioè appunto ci sono però partiti, sindacati, associazioni, decide eccetera eccetera, e anche si può scrivere e leggere. Io penso che appunto scrivere testi e leggere testi, e vedere le persone in generale, questo appunto se diventa una battaglia di solidarietà per Cristian Ramo abbiamo perso un'occasione, se diventa invece un momento di crescita politica per una comunità forse abbiamo fatto qualcosa. Grazie mille.